Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? No, stasera Pippo mio proprio non c'entri niente, tu che sei così pasticcione. Noi invece in cucina abbiamo messo il massimo che si possa mettere, le vere massaie d'Abruzzo. Anzi, le abbiamo messe in cucina, ma le abbiamo messe anche in un libro, perché dopo tutto questa è pur sempre la rassegna a tu per tu con l'autore. Solo che stavolta gli autori sono due. Ma come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai. Qui alla libreria Coop del centro d'Abruzzo, nella rassegna Tu per tu con l'autore, noi insomma siamo abituati e vi abbiamo abituato a parlare e a leggere un po' di tutto, dai temi della saggistica alla narrativa, ai gialli e anche alla cucina, ma quello che ho in mano non è esattamente solo un libro di cucina, si chiama I colori del gusto ed è anche un libro di fotografia, ma ancora di più è un libro che racconta le storie d'Abruzzo, che racconta la nostra regione, tra l'altro vista attraverso gli occhi di una persona che non è di questa regione, perché lui, Michael Cricci, proviene dall'Inghilterra, ha un fratello che vive a Farindola e insomma, conoscendo il nostro territorio, si è innamorato, indovinate un po' di cosa, della cucina abruzzese, uno dei nostri fiori all'occhiello. E non si è limitato a raccogliere ricette qua e là, ma proprio ha coinvolto in prima persona le magnifiche cuoche del territorio, quelle che hanno davvero le mani in pasta da sempre e che insomma preparano i manicaretti per le loro famiglie e per tutte le ricorrenze anche speciali della nostra terra d'Abruzzo. In questo percorso ha incontrato Annalisa Marzola e con lei ha scritto, elaborato e fotografato tutto ciò che vedete in questo libro delle edizioni Masciulli. Questa è un po' la cronistoria di questa vicenda. Quello che vorrei chiedere, l'ho fatto io il riassunto diciamo così perché lui non parla italiano, io ho un inglese che insomma è meglio lasciare a scuola e allora chiederò aiuto ad Annalisa perché vorrei parlare delle emozioni, no? Detto come si è arrivati al libro, vorrei capire da Michael e da te naturalmente che tipo di emozioni avete provato nel raccogliere questo sapere così importante per noi e per le signore che poi andremo a conoscere. Farindola, questo grazioso paesino d'Abruzzo, è uno scrigno che raccoglie all'interno tanti tesori, saperi ed emozioni che sono custoditi nelle mani delle nostre cuoche, e questo tesoro non è solo una bellezza esteriore, ma è quello che c'è dentro il nostro paese, sono le nostre tradizioni. Quindi Michael ha capito subito che la cosa più bella di Farindola da fotografare, da tramandare agli altri, era la nostra cucina. Quindi siamo andati dentro le cucine, dentro gli ambienti rustici, familiari, a fotografare proprio queste cuoche in quello che hanno sempre fatto da centinaia di anni, perché loro è stato tramandato dalle loro mamme, dalle loro nonne, è un tramandarsi quindi di generazione in generazione, e questo libro è diverso dal solito anche per questo, perché racconta storie di vita realmente vissuta dalla gente. Non è come fotografare un libro in una ricetta, in uno studio costruito, quindi uno studio fotografico, ma siamo andati veramente dentro le cucine, abbiamo a volte invaso le cucine di queste persone con le nostre attrezzature e con l'inglese di Michael, ed è stata un'emozione grandissima vedere con quale calore queste persone ci hanno accolto, hanno collaborato con noi, ci hanno aperto le loro case e ci hanno aperto il loro cuore.
Ecco, quindi il tratto distintivo è proprio quello, non si tratta di fotografie still life, come si direbbe, o comunque foto immagini di food, ma proprio immagini di cucina, cioè di cucine vere con signore all'opera realmente. Che cos'è che ti ha fatto innamorare, Michael, di queste signore che non hanno le stelle, quelle degli chef, hanno delle stelle molto più importanti, perché se non ci fossero loro non ci sarebbero neanche i grandi chef stellati, secondo me. The fact that it's basic and down to earth, it's really good. You don't expect fancy food, it's just real Italian food, and that's what I like, with real Italian people. Persino io riesco a tradurre quello che dice Michael. È una cucina vera, fondamentale, basica, una cucina della terra. Non ti aspetti cibi elaborati, ma cibi genuini, autentici come la gente di queste parti. C'è un'atmosfera di casa ed è questo che mi piace. Il timballo è un pasticcio, capisci? Con un ripieno speciale. È fatto a forma di tamburo. Lo timballo è un tamburo, infatti. E all'interno ci stanno tutte le cose più buone del mondo. Tanti inglesi hanno scoperto l'Abruzzo per anche trascorrere poi la loro vita, ce ne sono, e ci sono anche storie particolari di non solo inglesi ma di stranieri, ma addirittura ci sono state in passato nell'Ottocento, c'è una scuola pittorica scandinava che era attiva a Civitadantino, insomma, quindi queste popolazioni del nord che arrivano qui magari come si usava nell'Ottocento per il cosiddetto Grand Tour e poi si innamorano del territorio e si fermano. Sì, queste cose per noi sono scontate, noi siamo abituati a mangiare questi cibi, proprio queste ricette tutti i giorni e quindi non ne apprezziamo veramente la qualità e il tesoro che in esso nascondono. Invece chi viene da fuori può apprezzare di più quello che abbiamo, è così, è un gusto diverso. Posso chiedere a Michael qual è il piatto che lo ha più appassionato, anzi che gli è più proprio piaciuto, diciamo? Which recipe did you like more? Senza fare ravioli. Gnocchi. 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 Ok, le signore sono avvertite allora, Michael ama gli gnocchi. E adesso in Inghilterra porterà, diciamo, l'ispirazione per far realizzare questi piatti anche da quelle parti. Do you want to take with us this place to England? Oh yes, we want to take the girls to over to England to do a demonstration. Vogliamo portare queste signore in an Italian restaurant. Una dimostrazione in un ristorante italiano. Where I live. And they're very happy because they're part of the slow food group in Italy. Questo ristorante è molto felice di fare questo perché è un membro di Slow Food Italia, sì. Allora, noi adesso andiamo a chiedere un po' alle signore, invece, per loro che esperienza è stata trovarsi proprio davanti alla macchina fotografica e anche alle telecamere, perché poi abbiamo anche dei filmati che si possono vedere, insomma un'esperienza insolita, perché loro sono abituate a qualcosa di diverso, non stare sotto i riflettori. L'hanno sempre fatto, hanno sempre cucinato, però stanno sempre come si dice, dietro le quinte. Questa volta sono protagoniste. Anzi, vi dico subito che una delle signore diceva no, io in prima fila non mi ci voglio sedere, quindi posso immaginare quanto sia stata così emozionata invece dal doversi trovare davanti all'obiettivo di Michael e di Annalisa. Allora andiamo a conoscerle. Ecco, qui abbiamo le nostre cuoche che gentilmente ci hanno raggiunto. Rosina, tu cosa hai cucinato? Il maccherone alla chitarra. Sì, Rosina cucina i maccheroni alla chitarra tutte le domeniche, rigorosamente con la chitarra di legno, con le corde di metallo, non con la macchina per la pasta. Adina? Io ho fatto il pane. Adina si alza alle 4 del mattino per fare il pane, si alza così presto per dare proprio una lievitazione lenta e lo cucina ancora nel forno a legno di una volta senza un termostato e solo la sua esperienza può valutare quando tutto è pronto. Giselda? Ho fatto la polenta. Giselda è bellissima perché ci ha raccontato un aneddoto bellissimo di quando una volta la polenta si mangiava spalmata sul tavolo e tutte le persone, soprattutto i bambini, facevano a gara per prendere quell'unico pezzo di carne che era nel centro, dove, quando la carne era riservata purtroppo solo ai ricchi. Antonietta? Le sfogliatelle. Le sfogliatelle, per Antonietta non c'è un Natale senza le sfogliatelle. Eppure Pasqua. E anche Pasqua, perché no? Sfogliatelle. Pasqualina?
La pizza cima. Pasqualina, ogni vigilia di San Martino cucina rigorosamente la pizza cima come da tradizione. E infine Adriana? Sagni e fagioli. Sagni e fagioli rigorosamente ammassati a mano, estesa a mano la sfoglia, bella sottile. Grazie, grazie a tutte. No, non può essere. Maledicita disgraziata. È così buona che ti ammazzerei. Un inizio folgorante, sono un padre e un assassino. È una storia che spinge a interrogarsi nel profondo. Il libro è Dammi il tuo male, la prima uscita di narrativa italiana della Harper & Collins, ma non certo la prima uscita per Matteo Ferrario, perché è al suo terzo libro, un libro che è stato definito anomalo dall'incipit rispetto all'incipit, perché insomma annuncia già quello che poi sarà lo sviluppo della narrazione, cioè c'è un assassino e c'è un padre e sono la stessa persona. Si presenta proprio così, però chiaramente questo non toglie assolutamente niente alla suspense, perché poi è un libro che ha delle radici profondamente psicologiche, quindi l'interesse sta nell'andare a capire, a scoprire i meccanismi del male, della paura e anche dell'amore di un padre, anche quando raggiunge dei livelli impensati, diciamo così. L'idea era quella di parlare di un personaggio, in questo caso Andrea, che è il protagonista, un bibliotecario quarantenne che sta crescendo da solo la sua bambina in assenza della madre, che è la donna della sua vita, e dichiara fin dalla prima riga dell'incipit di essere principalmente due cose, un padre e un assassino. Nasce la storia dal mio interesse per un certo tipo di personaggi che hanno qualcosa di orribile da nascondere, ma al tempo stesso anche una parte sana che è rappresentata dai loro affetti, dall'amore, a cui cercano di aggrapparsi per restare umani. E da qui nasce la voce narrante, che è quella dello stesso Andrea, che racconta, ci dice subito, diciamo, di essere l'assassino, ma non ci dice subito chi è stato ucciso, perché lui stesso deve scavare dentro di sé e portare avanti un percorso di accettazione della verità e del suo passato. Quante obiezioni ha avuto rispetto al fatto che si possa finire col, fra virgolette, giustificare qualsiasi cosa, perché poi ognuno di noi ha una natura oscura e anche magari delle, sempre fra virgolette, buone motivazioni anche per delinquere? Qualcuno ha tirato fuori questa obiezione, che è un classico anche della psicologia? Sì, qualcuno l'ha tirata fuori, ma anche perché questo romanzo magari si può presentare in un certo modo e la situazione, cioè il padre solo che sta crescendo la figlia da solo, può suggerire un certo tipo di epilogo, un certo tipo. Una sorta di legittima difesa? Sì, però in realtà non. Di più non si può dire, e non tutto è come sembra in questa storia, quindi non invito chi avrà voglia di leggere a non dare troppo per scontato chi sia la vittima, ecco. È anche un modo appunto per questo padre per addentrarsi nella sua paternità e anche soprattutto nell'amore per questa donna che non c'è più e che lo ha in qualche modo messo di fronte a una paternità ancora più compiuta magari rispetto al fatto se ci fosse stata la moglie.
Sì, infatti lui dice, nella prima riga dell'Incipit, dice che non avrebbe mai scoperto probabilmente queste due dimensioni, cioè quella della paternità e quella dell'omicidio, se non fosse stato per Barbara, che è la madre della bambina. Quindi l'incontro con lei è stato decisivo, nel senso che gli ha permesso di conoscere se stesso veramente a fondo. Ed è anche una storia, come non potrebbe essere altrimenti, di paura, ma anche di paure, cioè quelle tante che ci portiamo dietro. Sì, è una storia di paure che nascono nella maggioranza dei casi dalla famiglia, nel senso che sia Andrea che Barbara, anche se in modi diversi, hanno riportato le loro principali ferite nell'ambiente familiare d'origine, e quindi questo rende ancora più titanico lo sforzo di formare a loro volta una famiglia, cosa che all'inizio loro escludono, nel senso che nessuno dei due si immagina come genitore, ma poi arrivano a un punto della loro storia d'amore in cui lo decidono, e lo decidono con grande convinzione di essere genitore. All'inizio dell'intervista ho parlato di prima uscita di narrativa italiana, di una casa editrice, non certo la prima uscita, ma come narrativa italiana appunto HarperCollins. Come è stato il contatto? Perché è stato scelto Matteo Ferrario per questo debutto? Il contatto è stato attraverso l'agenzia che mi rappresenta, che è la Walkabout, un'agenzia di Roma. E devo dire grazie a loro, insomma, se mi hanno portato da HarperCollins, perché c'è stata una sintonia immediata con la editor, che è Ilaria Marzi, che si è innamorata di questa storia, e devo dire che è stata una collaborazione assolutamente positiva finora sotto ogni punto di vista. Ecco. Questa è una storia che finirà su qualche schermo, piccolo o grande che sia. Ce ne sono parecchi di autori che poi, insomma, arrivano attraverso naturalmente la loro opera letteraria a delle trasposizioni cinematografiche o comunque televisive, anche perché è un momento in cui questo genere di racconti e di storie riscuote parecchio interesse. Ma io me lo auguro anche perché, insomma, è un modo ulteriore per diffondere una storia, per farla vivere magari attraverso un altro mezzo, potrebbe essere anche magari non il cinema ma la serie televisiva, che in questo momento secondo me è forse la vera narrazione popolare della nostra epoca, quindi insomma sarebbe molto bello, e speriamo che qualcosa succeda in questo ambito. Ecco. Già all'opera per il prossimo libro? Già all'opera per il prossimo libro, che però dovrebbe uscire l'anno prossimo, quindi non so ancora quando, ma un nuovo romanzo c'è, anche perché i tempi di lavorazione dei romanzi sono sempre un po' sfalsati rispetto poi a quelli di uscita, e quindi diciamo il nuovo romanzo è a buon punto e ci sto lavorando già da circa un paio d'anni qui. Allora, come dico sempre, anche Matteo Ferrario, sono certa che lo ritroveremo qui alla Libreria Coop del Centro d'Abruzzo per il nuovo romanzo, visto che chi arriva poi normalmente ritorna. Intanto però c'è questo, Dammi tutto il tuo male, Matteo Ferrario, edizioni HarperCollins. Grazie. Grazie a voi. C'è parecchio mistero e anche tanta inquietudine nel nostro terzo libro di puntata, L'assente, di Sandro De Nobile, edizione Tabula Fati. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Un libro che
che nella quarta di copertina parte con una serie lunga di domande. Sono un po', per me che sono giornalista, le 5 V del giornalismo, insomma, chi è questo assente, dove si trova, da dove arriva, che cosa è successo, che cosa ha fatto, tante domande per parlare di un protagonista, appunto il protagonista di questo libro, che a sua volta deve rispondere ad una serie di domande. L'assente è un'incognita, è un personaggio, il protagonista del libro, che il lettore è chiamato a rintracciare attraverso le testimonianze di vari personaggi che l'hanno incontrato nel corso della loro vita o che lo attendono. Molti sono i personaggi che aspettano incessantemente questo assente, quindi un libro sull'assenza e un libro anche sull'attesa, ed è fatto seguendo diversi punti di vista, prendendo ogni volta un punto di vista diverso, che può essere quello di un amico o della compagna o anche di esseri inanimati come per esempio la borsa o di animali come il gatto. E il libro è scritto nella convinzione che sia necessaria una partecipazione attiva del lettore nel confronto con il romanzo, e in questo caso il lettore è chiamato a rimettere insieme tutti i pezzi di questo puzzle. Un'idea originale per quanto riguarda la trama e anche una originalità appunto nel coinvolgimento del lettore. Da dove è saltata fuori questa idea? Ma l'idea è venuta un po' da sé, naturalmente, è venuta forse dall'esigenza mia, che sento molto profondamente da lettore attento, di voler scrivere qualcosa di diverso, che fosse un po' fuori il mainstream, cioè insomma la scrittura più di consumo, che cercasse di solleticare l'intelligenza del lettore senza blandirlo e che lo rendesse più partecipe. Quindi il tentativo è appunto quello di instaurare un dialogo con il lettore nella consapevolezza che ogni lettura poi è un momento di partecipazione, ma in questo caso la partecipazione è estremizzata. Lei è insegnante a Lanciano, è di Lanciano, ma è insegnante di scuola elementare o media? Superiore. Superiore. Beh, comunque già volevo arrivare allo stesso punto, cioè il coinvolgimento del lettore deve anche aver attinto, immagino, a quello che è il suo mestiere, perché poi coinvolgere i ragazzi, che siano bambini, adulti o ancora di più liceali, davvero non è facile, no? Soprattutto anche spingerli alla lettura. Lei in che modo ci prova, visto che è insegnante di lettere? Ma io ci provo raccontando loro delle storie, ci provo facendo capire loro soprattutto il valore della parola. Viviamo in tempi di comunicazioni molto veloci, in cui il lessico che utilizziamo è abbastanza limitato, perlomeno nella maggior parte dei casi, e invece la nostra lingua è una lingua molto ricca, e dobbiamo comprendere che dietro la ricchezza del linguaggio c'è la ricchezza del pensiero. Quindi più è ricca la nostra espressione, la nostra lingua, e più sarà articolato il nostro pensiero e potremo comprendere questo mondo, che è veramente complesso. Se riduciamo il linguaggio di fronte a un mondo complesso, ne veniamo schiacciati inevitabilmente. Io non voglio chiedere, per concludere, se l'assente ritornerà e si paleserà in qualche modo, però voglio chiedere invece, l'assente è anche un po' una metafora di quello che manca, e che cos'è che manca? Diciamo che in questo libro soprattutto quello che manca sono i rapporti umani, o quello che è ricercato è il rapporto umano. L'assenza e l'attesa sono l'assenza di chi non c'è, di chi vorremmo toccare, raggiungere, e di chi non arriva. Quindi è l'assenza di comunicazione, che forse è la caratteristica principale di questi tempi in cui viviamo, di comunicazione reale. Comunicazione ne abbiamo fin troppa, ma molto spesso è superficiale, non va nella profondità delle cose. Grazie. E allora, Sandro De Nobile, L'assente, edizioni Tabula Fati. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take
can you see into it?